Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Siberia 3. Riprendiamo allora da dove ci siamo lasciati. Finalmente siamo riusciti ad attivare, se non sbaglio, la corrente del parco. Ci ha fatto ripartire dalla poppa del... o dalla prua. Poppa o prua? Classico dubbio da non marinaio. Dalla parte frontale della nave. Facciamo così, tagliamo la testa al toro. E scherzi a parte, andiamo a vedere. Questo ci dice qualcosa? Tutto a posto? Abbiamo attaccato la corrente. Rope connected? Ok. But next time you warn Baruth first before putting magic back. Oh, I'm so sorry, Mr. Baruth. Abbiamo dato fuoco, diciamo. Ok, Miss Getwalk. No problem. Baruth tough guy, like very old mammoth. Ah, ok. Sei un attimo fulminato. Vabbè, dettagli. Sta di fatto che adesso possiamo... aspetta, fammi vedere se ci ha detto qualcosa. Ci dice qualcosa. No, sto cazzo. Allora, vediamo un pochino se possiamo fare qualcosa in più. O magari adesso, potendo entrare nel parco tematico, il parco divertimenti attivo, dove cazzo va? Ci sarà. È la prospettiva che ci frega. La prospettiva in alcuni casi ci ha aiutato, perché ci ha fatto vedere cose che normalmente non avremmo visto. Ma tipo, posso passare qua sul bordo? Te pare giusto? Troppo easy. Vabbè. Vediamo un pochino. Allora, c'è stata una fase, soprattutto quella sulla nave, dove più che risolvere enigmi era un po' una rottura di palle, come vi dicevo, andare su e giù e cercare robe. Adesso spero che magari tornino un po' gli enigmi senza impallare. No, qua è chiuso, mi sa. Questa cosa che non sempre individuiamo le cose. Per questo in questo genere di giochi ci ha giocato. Sai che fare muro serve, perché ti va ad individuare tutto quello che puoi prendere. In altri casi c'era anche il muro più schiacciare i pulsanti random. Però qua, siccome ci fa vedere quello che è cliccabile e quello no, possiamo evitare il fatto di dover prendere. Un po' alla vecchia Resident Evil, quando andavi contro i muri e schiacciavi X. Allora, aspetta. No, qua non ho niente. Cosa ci può servire? Non lo so. Aspetta però, c'è sia questo che questo. The Vorarlberg crest. Hans put it on all of his inventions. Vabbè, comunque non abbiamo la chiave, quindi sarà un enigma questo. 5, 40, 25. Le sue c'è scritto 15 più 25. Quanto fa? Allora, è così semplice dal punto di vista matematico, o manca qualcosa? 5, 40, 25. No, perché vedo quella barra bianca al centro che magari divide le due metà, e quindi da un lato abbiamo 45, quindi 45, dall'altro 25, e altri 2x che magari sono altri calcoli. Non lo so, vabbè, vedremo quando ci sarà utile. Al momento no. Qua. Siamo usciti dall'altro lato. Qui non possiamo andare. Quindi ci serve una chiave. E lì dobbiamo capire quello a cosa serve. Qua secondo me possiamo rispawnare dove sta il macchinino lì, che naturalmente non funzionerà, perché ti pare semplice che va al volo. Another run down automaton. Qua dietro però c'era... il cavo. Ok. I should be able to tow the crystal by attaching it to this winch. C'è un problema? E dici qual è il problema, che magari proviamo a risolverlo.
Harry. Ah, però nella schiena aveva puntati quei cosi lì, non no so ignition se... controls. I see. The automaton that controlled the tractor has to be connected to this pin shaped like a Varlberg key to start it. It's ingenious. But I need an automaton in working order. Quello l'avevamo anche visto. Però ci manca la chiave per aprire il pannello frontale. Però aspetta, una chiave. Piccola chiave, ok, nient'altro? Andiamo a vedere questa piccola chiave se ha qualche scritta, qualcosa. Sì, di quello che abbiamo visto, secondo me. Il disegno era lo stesso. Di quel porta attrezzi, porta oggetti, porta gioie, porta quello che te pare. Basta che mi porti alla soluzione. E quindi, prima di andare qua dritti, visto che potevamo anche passare, andiamo a vedere qui dentro se riusciamo ad aprire il... lo scatolozzo. Allora, eccoci qua. Vai. No, prima gira la chiave, ormai abbiamo capito che dobbiamo girare la chiave. Ah, degli attrezzi che potrebbero esserci utili. Varlberg tools. Nothing better for fixing automatons. E prendili, va. Aspetta, ne ho presa una da 10. Ma ah, random quindi. O possiamo prendere. Ah, no, prende tutto lei. Ok, e come automa penso che possiamo riparare quello. Quell'altro, non questo. Non lo so, Proviamo. Questo sicuramente ce l'abbiamo più vicino a al carretto, però onestamente non so se sia lui quello da riparare. Una cosa che forse è più comoda con il mouse è, come vedete, con il mouse magari possiamo esplorare più tutte le parti dello schermo stando fermi magari da una parte sola, mentre così no, dobbiamo arrivarci vicino vicino. Vabbè, andiamo all'altro automa, va. Vediamo un pochino, anzi prima passiamo qui davanti nella zona. Aspetta, I should be able to separate the car from the cart. E a cosa ci può servire? Ah, ok, a buttarli via dal... O forse ci ha dato qualche oggetto che poi possiamo recuperare quando scendiamo. Non lo so. Per il momento andiamo qua. Solo che queste zone così ampie secondo me ci fregano. Mo qua per dirvi, possiamo salire per andare dove? Vai. Che cazzo, aspettate, ogni tanto si getta ste scale. Non so se possa essere utile questa cosa, Ne dubito, ma ci proviamo. Ok, no. E proviamo a salire le scale. Ci sarà qualcosa qui sopra. Che ci manca qua? Nothing. Something must be missing. Direi di sì. No, ci manca. Ah, oddio, no, in realtà non mancano gli ingranaggi. Ok, si è fermata. E magari adesso ci ha portato qui qualche cosa da raccattare? No, Forse, non lo so, dobbiamo forse magheggiarci noi un pochino, vedremo. Proviamo a... No, questo lato no.
e proviamo dall'altro. Dopodiché, come nostro obiettivo al momento, c'è quello di andare dall'automa o farci un altro giro all'interno del... Questa è una porta, ma non si può passare. Qua no. Ok, vabbè, torniamo dall'altra automa, va. Aspettate, perché uscendo dalla porta è partito questo video. Per quale motivo? Kirk, what are you doing here? As you were able to explore the area without being harmed, I authorized the Yukos to go ashore. I have to show you something, Kate Walker. Tipo? What is it? Is it important? Come on, Miss Kate Walker, come, ok? Ok, andiamo. Guarda questi che se ne vanno in giro, senza occhialini, tra l'altro. Perché noi con gli occhialini vediamo todos, se c'è radioattività o meno. Below stinking rotten asphalt is sacred path of the migration. Miss Kate Walker must hurry and quickly bring out all ostriches so you calls can take this route. Sì, ma è... I do understand that you want to respect your customs to the letter. But moving your caravan through there is suicide. Infatti. That avenue is completely contaminated. No blah blah, Miss Kate Walker. It is the will of the spirits. Miss Kate Walker saw what always happens when you call the poor spirits. But... Our shaman is stubborn like an old ostrich, Kate Walker. Do you think there may be another route? I don't know. For the moment, I'm concentrating on repairing an automaton to tow the crystal. As soon as I can, I'll try to find another path. Until then, please stay in the safe zones and be careful, okay? Non lo so, secondo me questi non è che ci danno troppo retta, eh. Sta di fatto che, a parte che ormai se ne stanno andando tutti in giro qua, secondo me prendiamo un carrellino sui denti. Vabbè, dobbiamo fare il giro, va. Ma dimmi tu. Ma che cazzo è stata a fare? Stanno alle giostre questi, ma le pare. Così poi li dobbiamo andare pure a raccattare come una gita di bambini. Noi tra l'altro eravamo usciti qua, quindi c'erano... Abbiamo provato l'uscita, poi ci hanno intercettato. Allora. L'automa è qui sotto. Vediamo se con le chiavi che abbiamo recuperato più il cuore che avevamo ormai dall'inizio della nostra avventura riusciamo a riparare questo automa, a metterlo lì sul macinino e trainare la cristalla in modo tale da far scendere gli struzzi. Insomma, è tutta una caciara qua. Allora, qua posso usare, credo, la... questa da 10, no? Aspetta, come cazzo funziona? Dall'altro lato? Ah, ok. Allora. Out of order. Perfetto. Noi lo togliamo. E ci mettiamo l'altro. Ci mettiamo il cuore di Oscar. Aspetta, devo collegare... Quello non funziona così. Ah, ok. Aspetta. Questa è chirurgia estrema. Ma una parola, come cazzo? Ok. Ok. Ah, devo sfidare prima questo. Che ne so, col coltellino? No way. Cazzo, vabbè, usiamo quest'altro. Penso sia questo quello giusto. Ah, ok, pensavo peggio, che ci fosse l'inghippo. Andiamo, vai. Ok.
Bene, adesso possiamo aprire questo. I remember these locks. They're used to activate all of Hans's inventions. E quindi? Now I just have to find the right key. Ma c'erano l'ala. Ma porca puttana. Ma non poteva prenderle tutte quante insieme, li mortacci sua, che ci stiamo a fare chilometri qua. Allora ci serve una chiave più piccolina. Che è successo? What was that? Sembrava il tipo quello che ci voleva arrestare, o sbaglio? Non lo so, di profilo di sguincio sembrava lui. Noi nel dubbio facciamo finta di niente e recuperiamo quello che ci manca. Spero siano qui nella cassetta degli attrezzis. Penso di sì, ce n'erano diverse, quindi... Just as I thought. No activation key. Cazzo. Vorlberg tools. Nothing better for fixing automatons. E quindi? Cazzo. Do cazzo abbiamo mo la chiave. Aspetta. Ruota dentata, che non so cosa ci possa, forse da inserire negli otto volanti. Aspettate che rispawnata la freccia, ogni tanto rispawna la freccetta, così forse non si vede, non so perché ogni tanto spawna la freccetta. Comunque adesso proviamo ad andare. Guarda questi che si stanno pure addormentando qua. Ma ditemi voi. Proviamo ad andare all'otto volante. Qua non è vero, è la ruota panoramica. E vediamo se magari in questo modo ci sblocca sta cosa. No, non l'avevo proprio visto il... Questa è quella... Ah, solo questa. Something's wrong. Prova... No way. No, questa, ho sbagliato questa. Però quella sotto la devi togliere, no? Ah, ok. So cosa abbiamo fatto, ma sembra funzionare. Si è bloccata. Forse si è bloccata da un altro lato e stavolta ci ha fermato un otto volante di uno. Sono tutti uguali. Non so che cazzo. C'è qualcosa che ci sfugge qui, secondo me. C'è il giallo e verde, e noi che ci blocchiamo. Perché lì abbiamo cambiato tipo la marcia di sto meccanismo. No, però non possiamo fare altro, quindi abbiamo fatto giusta la cosa qua. Ok. No, per capire se cambia qualcosa o meno. O se fa il giro completo e non è il momento di fare sta cosa. Tutto è possibile. Perché si fermano, credo, sempre allo stesso punto. Vabbè, non lo so. Poi capiremo se
il problema è questo o meno. Sta di fatto che adesso possiamo tornare. È lì nel parco. Proviamo a vedere se troviamo la chiave. Allora, qua sempre nella zona di ingresso, però dall'altro lato ci sono queste scale. Proviamo a vedere dove portano. Ah, qui dietro c'è un montagne russe con l'otto volante. Questo è quello che avevamo visto essere arrivato. Biglietto sgualcito. Cosa c'è scritto? Sono dei calcoli sui chilometri orari, 35 chilometri orari, sembra essere quello esatto. Somebody really went all out. E non è che... aspetta, qua qualche attrezzo c'è? No. Qua? How on earth did that train car get here? Che cazzo ne so? Vediamo. Ah, saliamo? Questo è il vagone 3, quello segnato. Aspetta, 35 era quello che abbiamo visto, eh? La velocità esatta. No. No, eh? Qualcosa non quadra. Allora. 35. E che cazzo ci devo mettere? Ah, forse dobbiamo bloccarlo con qualcosa. Aspetta, fatemi capire come c'è. No, se vado a toccare questo si blocca. This counter seems to show if the mechanism's spring is up or not. Allora. Aspettate, perché vedendo il bigliettino, come detto, 29 1 1 3 15 25 02, dell'88 addirittura, 35 per 06 uguale qualcosa. Uno strano insieme di dati e velocità in metri per ora, in gran parte cancellate, sono accompagnate dalle iniziali K e A, nonché dai numeri romani e 3. 1 e 3. Sembrano delle analisi approssimative per cercare di calcolare il modo di fermare un oggetto in movimento in un punto preciso. Ah, e forse dall'altro lato erano quei calcoli che ci facevano vedere dove poterci fermare. Però... quello giusto è 30, cioè 35 km orari. Onestamente non so se possiamo bloccare qualcosa con questi attrezzi che abbiamo. Tipo, qua l'unica cosa che ci posso bloccare è questo. Mi sembra il caso. Perché noi utilizzando questo andiamo. No, qua si blocca però. Qua torna indietro, quindi è solo 50 quello che funziona. E se faccio così? Ah, ci muoviamo verso non so che zona. Quindi in questo caso dobbiamo trovare qualcosa che ci vada a bloccare il 35 km orari. Ok, allora a quanto pare così torniamo. Torniamo indietro, aspettate. Asta metallica, aspetta, non è che era questa quella che ce lo bloccava. Momento. Oddio, mi sembra un po' troppo grande come asta, per sta cosa, però. Ah, invece sì. Cosa non facilissima, perché quanto tempo ho? Ah no, è vero, sti cazzi, a 50 si blocca da solo, ok. 35, mettici l'asta metallica. Ok.
poi posso... Non so cosa... No, cazzo, aspetta. Dimmi che non parto. Ok, grandissimo. Ok, così rimane bloccato. E adesso vai. Nothing. I must have forgotten something. Cosa? Faccio così, poi scende o rimane a 50, non lo so, Fatemi vedere a quanti chilometri orari arriva. Così diciamo che non scende sotto i 30, ma il problema forse è la risalita a questo punto, però... Nothing interesting here. Il problema è che così non si fermerà mai. Ok. Ah, no, è giusto, zitti, zitti. E dove cazzo stiamo qua? Non posso guardarmi indietro, quindi... Qua ci siamo fermati in questa zona che sembra non essere l'ideale, quindi... Allora, sono tornato indietro qui per vedere un pochino se questo ci poteva aiutare, perché ricordate i numeri combaciano con questo, quindi ci dice 15 più 25 quello segnato, gli altri sono tutti rossi quelli che abbiamo provato, il 35 non c'è ma abbiamo visto che ci fermiamo da qualche parte random, quindi sembra che dobbiamo mettere 15 più 25, perché noi abbiamo fatto il 35 e si è bloccato all'inizio, poi... E quindi mi sa che dobbiamo trovare un altro pezzo di ferro. 15. C'era il 15. Aspetta, qua tra l'altro. Nothing that looks anything like an activation key. Ricordiamoci 15 e 25. Oppure dobbiamo sommare 30, 40. Oppure lo dobbiamo bloccare sul 40. Non lo so. Vediamo. Faccio un giro per vedere se magari trovo un altro pezzetto di ferro o altre cose utili, visto che ci serve anche la chiave. Se no proviamo 40. Magari è 40 che dobbiamo mettere. Questi stanno a vedere tutte le giostre. Qua stanno a divertire. Usci loro. Aspetta, dove cazzo stiamo andando? Non lo so. Facciamo un giro da tutte le parti. Vediamo un po'. Quei due stanno lì sopra. Vediamo qua. Non si sa mai. Cos'è, un po' una rottura di maroni sti giria. Aspetta. Attenzione, abbiamo trovato un altro pezzo di ferro. Grande così, grande così. Quindi forse dobbiamo mettere veramente due di seguito. L'avevamo letto l'articolo sulla... sul problema alla centrale nucleare, problema sottovalutato o meglio nascosto. Quindi a questo punto andiamo a caricare questo a palla e facciamo il 15. Vediamo se funziona. Ah, dove cazzo la piazzate? 25. Ma aspetta. Ma forse ho sbagliato io a piazzarlo là. Abbiamo piazzato sul 20. Ok. Ok. E... Vai. Non che non ce ne serva un altro. Non ne ho la più pallida idea, ma spero che sia giusta sta cosa, perché pure i montagni russi ci manca. Dobbiamo toglierlo. Ci si ferma a 15. Aspettate.
aspetta, fermi tutti, fermi tutti. Grandissimo, grandissimo. I wonder where this passage leads. Non lo so, ma andiamo immediatamente. Porca troia. Ho fatto una caciara. Grande così, grande così. Occhio che se cade, eh. C'è anche il cartello. Dimmi che qui ci sono gli attrezzi che ci servono, perché sennò... Aspetta, qua si scende, ma prima di scendere vediamo se c'è qualcosa anche qui sopra. No, no, non avevo capito se stava scendendo da qua. Ah, ci sono delle scale. E c'aveva quel movimento come se stesse affrontando delle scale, ma... The park must be behind there. Quindi qua niente. Speriamo che la scalinata che porta giù invece sia quella giusta. Anche perché sennò abbiamo fatto sto cazzo. Allora, prima di fare questo corridoio abbastanza lunghetto, vediamo. Ecco, vediamo che qui non possiamo andare. Cos'è sta roba? È di un verde radioattivo. Vado un po', ecco, a zigzag per capire. Qua c'è un meccanismo, attenzione. Noi non sappiamo assolutamente dove andare, quindi. Però non ci ha fatto utilizzare il meccanismo, quindi forse non... Non dobbiamo utilizzarlo, non lo so. Qua si entra, si esce. Ma questa è quella degli... Gli oculi. E... The zone is more or less safe. Vabbè. Così sembra. Still fresh. E questo è strano. For Andre, my proud soldier. Nient'altro? No. Allora, aspetta. Dei funghi. Ma c'è qualcuno che vive qui sotto? Mushrooms? Non vorrei dire una stronzata, ma secondo me qualcuno si è attrezzato qua sotto. C'è anche questo. Questa zona attrezzatissima. Aspetta, poi andiamo lì, sì. A photo album. Tempting. Aspetta, prima vediamo chi è questo. My Andre. È quello. Il morto, il morto. Abbiamo preso l'album fotografico. Ok, poi magari ci diamo un'occhiata. No, qua perché cazzo. E vaffanculo. Avanti. Ah, Not a chance. No, Niente, l'armadio non possiamo aprirlo. A real girly girl's room. Quindi ci manca la chiave per poter aprire. Due attrezzi utili non ce l'ha questo, questa, chiunque sia. Here for the last act of our exclusive episode of Reactors of Passion, your favorite series, an exciting mix of love, non funziona. Greed and plutonium. Today, Piotr confronts his best friend Yuri. Why? Over the heart of the beautiful genia. Vabbè. E quindi? Some Olympic medals. Addirittura. Sì, ma non mi dire che siamo venuti qua e non... Cioè, non abbiamo preso niente, a parte l'album fotografico, aspettate. Se c'è qualcosa di utile nell'album, se no siamo stati inculati malamente. Non c'è scritto niente, ma... Vai con le pagine. Ok, ah no, aspetta, stava caricando le foto. Prima qua, mi scusi. Papà e mamma al Kolkhoz di Otox. Vi voglio tanto bene. Di Naudots.
L'uniforme che mi hanno dato dopo la dichiarazione di guerra, lo sguardo sul viso del quartiermastro di Camerata quando ha dovuto cercare la mia taglia. Vediamo altre foto. Mobilitati allo stesso tempo, ma non nello stesso reggimento. Quando penso al momento in cui il tenente di Camerata quasi ci scoprì a uno dei nostri raduni notturni. Ok, le Olimpiadi di Mosca dopo solo un anno al fronte, medaglia d'oro per entrambi. Ecco una bella lettera che non ci traduce, quindi solo il mio bellissimo Adriuscia. Dimmi che c'è la chiave da qualche... Il parco divertimenti, il nostro primo giorno di lavoro. Parco divertimenti subito dopo l'avvenimento. L'avvenimento era naturalmente il danno atomico. Riposa in pace, amore mio. Il mio sacco di pulci con pezzi di ricambio. Sei tutto ciò che mi rimane ora. Ah, aspetta, con pezzi di ricambio. È fatto con pezzi di ricambio o ha al suo interno dei pezzi di ricambio che ci possono servire? E vorrei capire... Ah no, sta qua vicino comunque. Cioè, la foto era di qui fuori. First runner-up in the 1979 Now Dusk Oblast Beauty Contest. Not bad. Vedi? Vabbè, senza che finalmente ho trovato la mia foto del 79. Del concorso di bellezza dell'Oblast. Ok, il giorno più bello della mia... Sì, ma non c'è la sua foto. Comunque, quando ho incontrato il suo amore. Vabbè. Quindi non abbiamo trovato comunque un cazzo niente qua, eh? Bella stronzata, bella stronzata. No, dobbiamo assolutamente trovare qualcosa di utile, qualcos'altro di utile, perché sennò è stata veramente una fregatura atomica. Aspetta, ma qua non è che possiamo aprire qualche cassetto, no, eh? Cazzo. Huh? Ah, ok. And what on earth are you doing here? Oh, forte, però, eh. Excuse me. So you're the tramp that decided to use my cart? I had to go all the way up the track with the game I caught on my back because of you. Aspetta. When a woman her size gets ticked off, someone my size is well advised to keep vediamo... a low profile. Hey, I'm talking to you. Did I hear allora, tramp? Vediamo che cos... se incazza ci spacca il culo questa. Chiediamo I'm scusa. So sorry, ma'am. I'm accompanying this tribe, and we're trying to leave the park. I thought that that old cart was abandoned, and that I could use it. I never thought I'd do any harm. Hmm. Should have looked around a bit first, though. It ain't abandoned for everybody. Salve. Erbagarozzo. Don't that beat all. Sei impallato? There you are, you good boy. Mamma'll have you up and running in no time. Attenzione, c'ha la chiave. What's this key for? For activating the park automatons. You need to give them a good turn of the key every so often, or the poor things get all neurasthenic. Even cantankerous. Plus they break down. There. Troppo diretti, secondo me. That key is exactly what I need to repair Oscar. I need it fast. If you've nothing more to say, I won't keep you. No, andiamo con presentati, dai. Facciamo un po' amicizia, magari. Listen, I didn't really want to get off on the wrong foot with you. Let me introduce myself. I'm Kate Walker. I'm accompanying the Yukul tribe on their migration to their sacred lands. And you're... Oh, an American. Yeah, I'd bet anything. Well, look at that. An American. Well, I'm Staff Sergeant Katerina Viktorovna Drostolova. Gold medalist in the shot put in the Moscow Olympics. And the widow of Lieutenant Andrei Grigorovich Drostolov. Veteran artillery officer and figure skating champion. Lui pattinaggio lei lancio. Delighted to meet you, Katerina. It seems you might be just the person I'm looking for. Do you think you could let me borrow that strange key of yours? I need it to repair an automaton, without whom, I'm afraid,
It is impossible for us to leave. You've been really polite, and you speak the same way they talk in those books, little lady. You do have a bit of backbone, I'll say that much for you. This key is extremely precious to me. As far as I know, your gang of gnomes and you might just be one of those gangs of bandits that hang around here. Scrap dealers looking in every nook and cranny for a pot of gold, despite the radiation around here. I saw those riffraff off with a load of buckshot. Hey, I'm talking. So you're the Katerina Drozdilova? First runner-up in the Nowdesk Oblast Beauty Contest in 1979? Vai, facciamo... Yes, indeed, that was me. And that was also when I met my Andre. To be perfectly honest, I thought that somebody from the West could only possibly know me for what I did in athletics instead. Now that I know who you are, I don't dare ask for your key. I would never want to inconvenience someone of your standing like that. Stop, stop. Classy women don't fuss over each other. Tell me exactly why you need my key, and I'll see what I can do for you. I have to get a park automaton back in working condition so I can pull our boat higher up onto the beach so the ostrich herd in the hold can get out. The Yukels and their herd have to continue their sacred migration as soon as possible. What's more, the longer we're stuck here, the more likely it is that we'll be caught and arrested by the soldiers who are after us. Hmm. If I say yes, you promise you'll bring it back to me as soon as you've finished? Of course. Assolutamente sì. I would never betray the trust of the great Katerina Drozdilova. Okay then, I agree. Take good care of it. For 20 years now, it's let me keep my bag of mechanical fleas running. Okay. 20 years? I thought all the survivors left after the catastrophe. But it was already too late for him, unfortunately. Un po' più Your husband was contaminated? Okay, non so, fatto Both of us did, actually. But it didn't do anything to me. That's just the way I was made. Or maybe I was immune because of all the garbage they kept giving me for years so that I could win that trinket at the Olympics. And since then, you've never tried to get to Valzenburg? No. I heard that all of the irradiated survivors were sent to this clinic there, and they never get out. Besides, I have absolutely everything I need here, somewhere to call home. I'm near my dear Andriusha. I have my dog and all the game I want. One last thing before I go. You said the air in the subway stayed pure. Does it lead out of the city? Yes. Just follow the tracks right behind my place, and you can get out to the other side of Baranor through the Olympia Stadium station at the end of the line. That's the terminus. Not only do you avoid the radiation, but you also have electricity. It's one of the only circuits in the city that's still working. You just have to be careful. Some of the pipes gave way and flooded some galleries with lake water. Thank you, Katerina, for everything. Ok, ok, dai, la chiave l'abbiamo raccattata. Katerina è soddisfatta e soprattutto è pacata. Che cos'è quello? Scusate. Ma c'era questo prima? O non ci ho fatto caso io o... non lo so. Comunque, sta di fatto che... adesso possiamo andare ad attivare l'automa e penso che ci vediamo direttamente lì perché sennò qua famo notte. Aspettate che scendendo dal carrello ho intercettato sti due. Procediamo bene, Ma non è vero. Miss Skatewalker? I wasn't having fun, Ayahuasca. I was finding a way to help the caravan get us out of this place safely. Don't be upset, Katerina. This cursed place makes the Yukals a bit nervous. What did you discover? So we'll take the subway line. The air is pure, and the station at the end of the line lets us leave the city while staying on the sacred route of the migration. Where does the station exit to? Some kind of sports complex. Olympia or something Olympia like that. Olympia Stadium. Olympia. Land of martyrs. Vabbè, quello ci abbiamo. Good work, Kate Walker. Grazie. I don't know what the Yukos would do without your help. First, we have to hoist the crystal onto the beach. How can we help you, Kate Walker? Well, your ostriches obviously can't use the cart to get to the subway line. K
Can the Yukos clear the rubble from the station entrance while I take care of the crystal? Go find volunteers. See you later, Miss Kate Walker. Bravi, bravi. Any news from the Yukos who are still locked up in the crystal? Everyone is fine, even if the ostriches are getting impatient. We have to get them out soon, Kate Walker. Don't worry. Olympia. Ayahuasca didn't seem to like that. The truth is, I was told that the previous migration went through some bad times. A tragedy that left permanent scars. But you have enough to do for the moment. We'll talk about all that later. Okay, vabbè, non te incazzo. Chiediamo anche l'ultima cosa. Once we've left Baranur, what is the next step? The river Balatom. Once we cross the sacred bridge over it, we'll be past the border and in Yakistan. Our pursuers won't be able to harm us there. I'm going, Kirk. I have to find an old friend. Sì, Oscar, dobbiamo riattivare. No, Oscar, ma quello che comunque. Andiamo a dare un po' di carica all'automa. No, andiamo sugli oggetti che abbiamo. Vai. E spacciamo qua. Dagli la carica, dai. Vabbè, così. Vediamo. Attenzione, momenti di tensione. Come vedete anche lei un po'. Oscar. I can't believe it. Kate Walker. Hello, Kate Walker. So is everything set? Are we ready to go now? You have refitted the train spring, haven't you? And what about Mr. Hans Vorarlberg? Is he on board? There's no more train, Oscar. And there's no more Hans Vorarlberg. Sì, vabbè, I beg your pardon. You were supposed to be dead, too. I installed your heart in another model just like you. And it seems to have worked. It's good to see you again, Oscar. Are you all right, Oscar? I suppose I am indeed, Kate Walker. To the best of my knowledge, I have not been programmed for anguish. I guess not. But you know, Oscar, you were always very talented. This new body is in great need of maintenance. It is suffering from osteoarthritic rust at every joint. Oscar, I need your help. Of course, Kate Walker. That is my function. E scendi nei dettagli, riassumi. Dai. We're stuck here in this contaminated area, and we need to leave as soon as possible to escape the people chasing us. But the Yukos and their herd are locked in the boat that brought us to this poisoned beach. We need to hoist the crystal out of the sand and clear the rear hatch so the ostriches can get out. There's a vehicle on the pier over there that I think we can use, but it looks like only an automaton can drive it. I will gladly do what I can to help you, as long as this worn-out body should prove up to the task. We'll make do, Oscar. You can trust me. Well, I shall indeed do what I can to help, Kate Walker. But, Kate Walker, my clothes. I don't have any clothes. Come on, what's the problem, Oscar? In New York, I saw fashion shows where you would have made a splash. No, and no, Kate Walker. It is completely out of the question for me to stroll around without covering. My mechanical intimacy is protected by industrial patents that ensure the durability of Vorarlberg Productions. I need clothing, that's all there is to it. Oscar, dai, ma che cos'è? Do not insist, Kate Walker. I will not move from here without decent attire. All right. I'll get you some clothes. Ma come? Cerca dei vestiti per Oscar. Ma che due coglioni. Porca troia. Allora aspetta. Ma nel frattempo io non so se andare a riportare la chiave alla tipa russa eventualmente.
si potrebbe pure fa. Magari ci dà una mano lei, non lo so. Qualche vestito del marito, dell'ex, arriva morto. Allora, in giro qua abbiamo visto abbastanza, quindi non credo ci sia altro da vedere. Però proviamo a tornare dalla signora. Vabbè, ci vediamo direttamente lì. Ok, siamo tornati dalla signora. Vediamo se... I cannot, my sweet Jenny. Our love is impossible. Ma che... Stanno a sentire la radio con questo. Ma che cos'è? Ma guarda questi, stanno a sentire le telenovela via radio. Life is not to blame, my dove. It's our families. Pure con what is going on here? Di popcorn. I won't let you be forced into marriage with Tatiana. Thinking of you as that creature. Oh, I shall die. Just as I shall die if I must wait. Si commuovono anche. Ah, very, very sad story, Miss Catwalk. Piotr and Genia smooch smooch love. But families promise Tatiana and Yuri get money from stores of their old great uncle Joseph. Do you really think this is the time to be watching sappy soap operas? We need to have the entranceway clear before Olga and the Colonel get here. Tsa, tsa. You calls go back and dig. There's nothing we can do, my sweet Genia. We'll just have to accept our fate and try to live virtuous lives. We don't have to give in. Maybe. Maybe if something happened to Tatiana and Yuri. An accident at the plant, for example. Genia, you can't be thinking. Vabbè, sono arrivati fino alla fine dell'episodio, però, eh. No, aspetta, rientriamo, scusa, gli ho riportato la chiave. Salve. Caterina? Ah, you again. Restituisci la chiave prima. Thank you again. What do you need? Ha già Clothes. Capito. For Oscar, my automaton friend. Huh? Well, lascia fare, for an automaton, lascia fare. He's a real prude. Your story isn't real clear to me. Anyway, take a look over there, in the wardrobe mixed up with Andre's things. This is for opening it with. Okay, okay. But don't take more than you need, got it? I'm still attached to that stuff. They're souvenirs. Vabbè, immagino. Comunque. Ecco perché era chiuso il guardaroba. Adesso abbiamo la nostra chiavetta, o meglio la sua chiavetta. It doesn't Vada. Work. Come non funziona? In che senso? Ah. Kate Walker. Ma che è venuto qua? Ma scusa, allora punzecchialo. Look at you, Oscar. So you finally succumbed to the temptations of nudism. The sooner I am decently attired, the better I will feel. While I was coming to join you, I came across a gang of hairy and very rude small folk. I will spare you the jibes to which I was subjected. Don't short circuit on me. Here, take a look at this wardrobe. These clothes in here should fit you. Mo esce tipo con la minigonna e il top. How is my appearance, Kate Walker? No, vabbè, sta bene. How can I put this? Please do not say anything else, Kate Walker. This is a very becoming work outfit. This is all an automaton needs. Ma sì, infatti. Now please, tell me more about the vehicle that you would like me to drive. Scusa, ti porto. It's stranded on the pier next to our boat, the Facciamo Crystal. Prima. Well, in that case, I would like to suggest that we meet there, Kate Walker. Great. Che cazzo. See you later, Oscar. Non potevamo teletrasportarci direttamente, no? Vabbè, comunque, ridiamo la chiave alla signora. Grazie. Be mille careful per in the subway. The lake water has entered some of the tunnels. Ah, ok. Vabbè, arrivederci allora. Vabbè, anche in questo caso ci vediamo direttamente lì, va.
Ok, allora eccoci qua arrivati. L'unica cosa è che la ruota panoramica che cazzo serviva, visto che per il momento non abbiamo fatto niente, forse ci servirà ancora, non lo so, vediamo. Ah, Kate Walker. What do you expect me to do then? Tanto per, che cazzi fine hanno fatti vestiti? Scusa, tutta sta cacciara. It is all a question of nuance and circumstance, Kate Walker. Of course. How silly of me. Adesso senza quella, there is quite a difference between finding oneself walking about without clothing and having to expose for the cause the mechanical musculature of an iron worker's torso. I await your command, Kate Walker. I'm going to need you to use this vehicle to lift the crystal onto the beach. Do you think you can do it? You will remember that I was the driver on the Vorarlberg train, Kate Walker. Driving this tractor is not something I will find difficult. I will just need some help to complete this mission. What do you need? First of all, you must connect the crystal to the tractor. E su questo okay, ci Oscar. Siamo. And then what? Well, that is all, in fact. As this tractor is actually still under electrical power, despite the regrettably obvious lack of upkeep it has received in this abandoned area. To be honest, Oscar, I'm the one who restored power to the park. Oh. What excellent initiative. A true testament to your spirit of enterprise, Kate Walker. Thanks, Oscar. Ok. Allora. Aspetta, come cazzo faccio un collega? I won't be able to do anything until you have connected my cart to the crystal. Sì, lo so, io i cavi li avevo visti qua, ma... Come cazzo devo passare dall'altro lato? Ah, ma adesso c'è questo. Che prima non c'era, tra l'altro. Sì, ma la catena è qui, aspetti. No, eh? Vabbè. Andiamo alla Crystal, magari è qui che c'è qualche catenaccio da panico. Chiediamo a questi qui. Ah, no, aspetta. This cable would be perfect for towing the crystal. I just need help to get it free. E chiedi a questi, no? Miss Kate Walk. Salve. I need you to take that cable next to you and attach it to the tractor over there, please. Za za ru. Thank you. Occhio, eh. E quell'altro è finito fritto. Vorrei che questi finissero tranciati o in mare. Se sa mai, poveri Yogul. Ok. Allora, vediamo se ce la facciamo. E poi... Non so quanto sia durato il video perché ho fatto molti tagli di molti spostamenti. Quindi, però penso che... Adesso ci spostiamo e potrebbe andar bene. Yes, Kate Walker. A posto così, vada. Go ahead, Oscar. Try to move forward. Secondo me non ce la... Cioè, è un po' pesantina la nave. Poi da trasportare, da spostare sulla sabbia, verso la sabbia. Non lo so, Ho i miei dubbi, ma spero funzioni. Poi attaccata sulla ringhiera, là si stacca tutto. No. Stop, Oscar! Stop! It's not working, Oscar. We're only driving the crystal into the sand. Ah. That is indeed annoying. Che quello era il problema. The traction that this machine exerts is far too horizontal. It would be preferable to hoist the boat from a higher position. The cable would be at an angle, and your boat would move forward and be raised at the same time. Brilliant analysis of the situation, my dear Oscar. Is there something else? Not exactly, Kate Walker. But you may at some point find you need to see further along the pier. Can you put some slack in the cable, so I can move the tractor over there? Ah, aspetta, forse ecco a cosa serviva la ruota panoramica. Dimmi che ho l'attrezzo adatto. Aspetta, così suona malissimo. Aspetta, prima
Aspetta, no, dobbiamo aumentare. Sì, ok. Vada, vada. A posto così? Vai. Non fa un altro giro? No, evidentemente no. Quindi? Yes, Kate Walker? How are things on your end, Oscar? Yes, all the required conditions seem to be present for me to go forward. I was thinking we should dump this tractor because it was blocking the path. It is a good thing you did that, Kate Walker. Ma già l'ho fatto. Che cazzo? Avanza, va. Yes, Kate Walker? Go ahead, Oscar. Try to move forward. Quello già l'avevo fatto vedere prima, quindi. Ok, trovo un altro modo per trainare la Crystal. Come detto, il fatto potrebbe essere quello di andare. I won't be able to detach this cable on my own. Vabbè, poi chiediamo a quelli. Chiediamo a Oscar. The problem is actually quite simple, Kate Walker. You just need to find some way to tow the crystal from above. That's what I figured. Thanks for the explanation, though, Oscar. Ok, quindi Oscar ci. Please don't mention it. I had forgotten what immense satisfaction is to be gained by guiding you on the right path. Grazie, grazie per. Sentite, giovani, siccome da solo non riesco, non è che mi date una mano? Grazie. Gentilissimi. Can you take the cable attached to the tractor there and attach it to the Ferris wheel, please? Tuk. Ok, Tuk. Roar. No, però fanno troppo ridere gli Ogul, dai. Hanno il loro... Guardali là come vanno con prepotenza e cattiveria. C'era la ringhiera dove sono passati. Ah, ok. Sì, c'è un po' di compenetrazione, un po' di problemi grafici, un po' di glitch, vabbè. Attacca, attacca. No? Ah, ok. A posto, adesso. Ecco a cosa serviva la ruota panoramica. Ma sai che cacciara pure qua, eh? Comunque, proviamo. No! C'è la puttana di Eva. Allora, mira qua. Qua. Ok, vai. Aia. Ah no, forse perché no, abbiamo messo un rapporto più corto, quindi ce la fa, ce la fa. Manca un pezzo di corda visivamente, ma ok. Vabbè, l'importante è che l'obiettivo è stato... Mission accomplished. Ok, ok. I guess. Vabbè, spero di sì, spero di sì. Direi che a questo punto ci siamo. La barca l'abbiamo portata in porto, come si dice. Torna alla Crystal. Ok. Si è fatto notte nel frattempo. E... vabbè. Adesso torniamo alla Crystal e ci saluti. Aspetta che è la ruota. Vabbè, abbiamo fatto un danno grande con questi cazzi. Stanno tutti bene, tutto a posto, guarda qua.
cioè, come cazzo arrivo io alla cristal da qua? Aspetta. Posso passare da qua? No, ok. C'è un giro. Senti il sound. No, dai, le musiche ci stanno, sono molto molto fighe, molto fighe. Comunque, appena arriviamo alla Crystal, poi ci salutiamo, come detto. Il video è uscito un po' lungo, però ci sta anche per questi giochi, una puntatona un po' più lunga. Non so quanto più lunga, perché come detto io sto registrando un bel po', però calcolando i tagli magari verrà più compatto il video, cioè sicuramente più compatto, ne esce un'ora e mezza, spero, però... Vediamo un po' di tornare alla crista. Eccoli qua, grandi lì. Yogul stanno a fa assemblea. Congratulations, Kitwalker. Grazie. Thanks to you, the migration can get underway again. A zona. Thank you, Kirk. But without the tribe's help, I never could have. Ma non è che abbiano fatto molto, però. Peak Nanook Metal! Good day. Dudukanok! Tuk tuk! State calmi! Ma cazzo andate? Capo Taktok Metal Big Nok Nanook? Liam Musu Oscar? Big Esperitulu Kulet? Esperitulu Luk? Guarda che guerrieri aggressivi. What did you say to them? That handsome metal man is not monster. Not dangerous. Handsome metal man? Tell me, Ayahuasca, you seem pretty impressed with dear old Oscar. Li facevano in serie, signor Wind. Purely spiritual interest. Ah, sì, lascia fare. But tribal need much time to get used to him. Better for everybody, he travel in shaman's yurt. Ah, vecchia Marpiona. Lascia He'll be fare. Delighted. In the meantime, I'll try to get the ostriches out. You get everybody ready to leave. Ok, libera gli struzzi dalla stiva. A questo punto, ragazzi, direi di salutarci qui con questo episodio in cui abbiamo tirato a riva la Crystal. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, sul secondo canale, su Twitch per le live e su Instagram, così. E ci vediamo con il prossimo appuntamento, allora, con Siberia 3. Un saluto a tutti da quel tale Ale.